Attenzione, in questo video vedremo un errore che ho fatto tantissimo e andremo ad analizzare proprio gli errori che anche voi fate tantissimo con le tipe su WhatsApp. E vi ricordo che per diventare dei connessionati purissimi con una connessione che spacca dovete iscrivervi al canale e attivare la campanella, altrimenti mi incazzo e vi prendo a pugni. E vi ricordo ancora il codice supporto a creatore OctiPFI per avere una tega lunga così. Detto ciò, andiamo subito alla polpa del video, vi spiego che cosa andremo a vedere in questo video. Come avevo detto nel video di Shikokujin, avrei iniziato a fare una serie di video dove vi avrei aiutati coi vostri errori, dandovi dei consigli mirati che possono servirvi davvero davvero tanto. Così ho preso a random due persone che mi supportano nello shop e che mi hanno postato nelle storie, che poi ho riposto nelle mie storie di Instagram, e gli ho chiesto di mandarmi delle chat con le loro tipe. Quindi se anche voi voleste far parte di questa serie di video, link in descrizione per il mio Instagram e per supportarmi come un creatore, taggatemi le storie che vi riposto. Comunque, abbiamo un bel po' di screen da analizzare di errori su WhatsApp, quindi preparatevi perché ne vedremo delle belle. E vi assicuro che questi errori li facevo anch'io alla vostra età, li facevo anch'io e li faceva anche Yugi di Shikokujin, come possiamo vedere in questa super foto. Il discorso è che è normale fare questi errori, ma io voglio insegnarvi a non farli. E partiamo dalla prima chat. Ti devo dire una cosa seria, e già qua partiamo con una cosa sbagliatissima. Perché? Perché non la dici subito? Perché devi perdere tempo? Perché devi far perdere tempo alle persone? Non devi far perdere tempo alle persone. Come quelli che arrivano: ehi, posso chiederti un favore? Posso dirti una cosa? Posso farti una domanda? Ma cazzo! Ma chiedi subito, dilla subito la cosa, falla subito sta domanda. Ma che cavolo? Ritorniamo come l'anno scorso. In che senso? Nel senso che smettiamo di essere amici. Allora, questo è uno che non ha il coraggio di chiedergli le cose che vuole, non ha il coraggio di comunicare ciò che vuole. Cosa vuole lui? Fidanzarsi con la tipa. Cosa non riesce a comunicare? Il fatto che vuole fidanzarsi con la tipa. Non ha il coraggio di dirgli fidanziamoci. È come se io andassi da McDonald's e al posto di chiedere il Big Mac chiedessi: allora mi scusi, vorrei il non gelato, il non le patatine, il non la Coca-Cola. Digli direttamente quello che vuoi, ma Dio. Ora, chiaramente lei, che non è per niente interessata a lui, dice che perché è meglio per tutte e due. Allora, volete piacere le tipe? Iniziate a scrivere con la grammatica. Quando leggo che veramente mi fa incazzare. E non avete la scusa di dire: ma tutti scrivono così, non me ne frega niente. Allora voi sarete gli unici fighi che scrivono come si deve, non che. E poi, come puoi avere il diritto di dire perché è meglio per tutte e due? Ma che cazzo ne sai te di cosa è meglio per tutti e due? Tu sai quello che è meglio per te, non quello che è meglio per lei. Come hai la presunzione di dire una cosa del genere? È una stronzata. E infatti lei fa: pensala come vuoi, ma tanto io ti trovo solo simpatico, in pratica lo sta frienzonando. E lui continua a insistere, continua a insistere. Ma se vi dice no una volta, non dovete fare domande, non dovete chiedere perché, non dovete chiedere come mai. No è no, l'importante è il no. Poi se la persona vuole spiegarvi perché no o perché sì, sono cazzi suoi, ma voi non dovete rompergli il cazzo, perché dimostra siete quanto siete bisognosi. Poi un'altra cosa di cui fino ad adesso non ho parlato: ciò che scrive lui, ciò che scrive lei, tun 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 tun. Cavolo! Allora, la regola che vi do è che voi dovete scrivere sempre la metà di quello che scrive qualsiasi femmina. La metà. No, che tu gli fai poemi da 70 metri e lei ti risponde a monosillabi. Ma abbi rispetto di te stesso. Poi il bello è che gli fa il messaggio, lei lo visualizza e lui gli fa: hai letto? Sì che ha letto, sì che ha letto. Ti ha anche risposto dopo. Per forza l'ha letto il messaggio. Non è cieca, non è che non vede, non è che non vede il messaggio enorme che gli hai fatto, non è che non lo vede. Ci sono anche le doppie spunte blu apposta, vuol dire che le ha letto. Io prendo in giro me stesso di anni fa che faceva le stesse cose. Non prendo in giro il mio iscritto, comunque il mio iscritto sa che lo prenderò in giro perché l'ho avvisato che sarei stato severo nei video. Come scrivi? È da sfigato, è da sfigato. Fa male, addio, anche se ci vediamo, ma purtroppo addio. Ma che senso ha scriverlo? Ha un senso logico questa scrittura? Ma cosa speri di ottenere? Speri che lei magicamente cambi idea e dica: oh, hai ragione, effettivamente sei l'uomo della mia vita, smettiamola con queste stronzate e diventiamo i migliori dei migliori dei migliori. No, non succederà così, te lo dico già. Anche perché lei non vedeva l'ora di finire questa conversazione. Infatti appena lui gli ha detto ciao addio, lei subito ciao addio. Dai dai, passiamo al prossimo. Scrive lui chiaramente poemi. Sbagliatissimo, ma lui scrive poemi. Ehi, ho saputo che hai litigato con Omar. E beh, mi chiedevo perché. Se non ti dispiacerebbe dirmelo, io ci sono. Lui usa la tecnica dell'amico che c'è, quello che ti ascolta, quello che lui c'è per te. Primo, se aveva bisogno di venire da te, sarebbe venuta lei da te a scriverti. Seconda, se fai l'amico che c'è, finirai per essere l'amico. L'amico che c'è, non il fidanzato. L'amico che c'è. Però almeno c'è la grammatica fino ad adesso. E lei fa: te lo dico dopo. E lui insiste nel dire: ok, ma è giusto per aiutarvi. Questi se voi non è che vengo lì e ti sgozzo. Anzi, ti capisco. Non dovete giustificarvi, non devi giustificarti. Te lo
dico dopo, fine, non dovevi scrivere altro, non dovevi neanche scrivere ok. Te lo dico dopo, fine, non bisognava scrivere nient'altro. La conversazione era finita lì. Lei ti avrebbe scritto dopo se si sarebbe ricordata. Se non si sarebbe ricordata, non gli ricordavi di scrivertelo. Perché? Perché vuol dire che a quanto pare non gliene fregava un cazzo di dirtelo. Proprio easy easy. Allora lei ti ha fatto un audio di un minuto e tu gli hai scritto 70 paragrafi. Infatti mi hai mandato 70 screen. Non li ho neanche letti tutte le cose che hai scritto. Ma quello che mi dà fastidio è: gioco da solo, non esco mai se non da solo. Ah, fai anche la vittima, fai quello con la vita di merda. Come se avere una vita di merda ti rende più attraente alle tipe. Le tipe non vogliono gente con una vita di merda. Le tipe vogliono un tipo che abbia una vita fighissima, perché loro vogliono far parte della vita fighissima del tipo. Se dice una femmina: oh, sono da solo, non gioco mai, ciò che farà in lei non è attrazione, è pena. E la pena è il contrario dell'attrazione. Poi vi prego, non mettete le emoji, non mettete i cuori, non fate ste puttanate. Era uno sbaglio che facevo anch'io. No, 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 proprio no. Raga, zero emoji, zero emoji. L'unico caso in cui potete mandare un emoji è quando l'emoji fa sì che voi non dobbiate scrivere altre parole. Per esempio, quando un vostro amico chiede: ma tu ci sei alla festa? Pollice in su. Fine. È come dire: sì, ci sono, pollice in su. Oppure quando uno vi chiede: per te va bene trovarci alle 7:30? Pollice in su. Basta e avanza. Non dovete scrivere: sì, ci sono, pollice in su. Pollice in su e basta. L'emoji serve solo ed esclusivamente quando dà significato completo a una frase. Fine. Nessun altro caso. Un'altra cosa che notiamo è il fatto che lui la chiami sis col cuore. Ma che cazzo la chiami sis col cuore? Le femmine si salvano sul telefono per nome e cognome. Nome e cognome. Tutte le tipe sul mio telefono sono nome e cognome. L'altra sera stavo uscendo con una tipa che mi piace, che mi interessa, ed è stato divertentissimo perché io noto tipo le sue chat. Ha un sacco di chat. La mia, l'unica, mi ha salvato Octopus col cuore, perché io mi chiamo Octavian, lei mi ha sempre chiamato Octopus. Io faccio: ah, io ti ho salvato, blim 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 blim. Vado a controllare e l'ho salvata in realtà tipo con nome e cognome. E lei fa una crepa sul cuore. Io ti ho addirittura messo il cuore che non lo metta nessuno, eccetera. E io invece l'ho salvata per nome e cognome. E qua veniamo alla parte cuccante del video: lo stato da solo. Questo nostro maschietto sfigatino fa: qualcuno con cui parlare, mi sento solo. E torniamo al discorso della vita di merda. Ma che razza di vita devi avere per essere solo, per non avere nessuno con cui parlare? Sai perché ti senti solo? Perché non hai un obiettivo nella tua vita, non hai un lavoro che ti tenga impegnato, che tutto il tuo tempo lo passi a lavorare ad un obiettivo che ti rende felice. A me leggere i libri e imparare queste cose mi rende felice. A me editare i video mi rende felice. E quando lo faccio sono così felice, così preso da tutto quello che devo fare, che non penso al: oh mio Dio, sono da solo. Io non sono da solo, io sono in compagnia e ho la compagnia del mio obiettivo, della mia passione. Tu non hai una passione, trovati una passione che ti occupi il tempo e non fare gli stati da sfigato: oh mio Dio, sono da solo, vi prego scrivetemi. No, le femmine provano pena, non attrazione. Poi lei qua gli fa uno scherzetto assurdo che non fa ridere nessuno, ma lui 70 emoji che ridono. Ma che cazzo ridi? Non c'è nulla da ridere. Cioè, non c'è nulla da ridere, non capisco quelle milioni di emoji. Ma che cos'è? Ma che cos'è? E perché quel cuore? Ma lui scrive a lei, come al solito. Lei che scrive a lui quasi mai, lui che scrive a lei quasi sempre, un altro errore. Fatevi scrivere da ste tipe, hanno il telefono, hanno le manine, possono scrivervi. Non è che sono handicappate e non vi scrivono, possono scrivervi. Se non vi scrivono, fatevi due domande. Magari non vogliono scrivervi, ma non è che voi scrivendogli sempre allora le farete venire voglia, no? Ehi, giochi? Sto in giro con gli amici. E lui: ah, ok, sorry. Ma sorry cosa? Ma che cazzo chiedi scusa? È in giro con gli amici, potevi non scrivere nient'altro, non c'era niente da scrivere. E poi un altro errore: gli riscrivi: ora ci sei? Sto in giro. Ma scusa, ma se ora ci fosse stata, ti avrebbe scritto lei: ehi, io ci sono, hai voglia di giocare adesso? E tu di nuovo la vita di merda: scusa se te lo richiedo, però sai, sono da solo. Basta con sta lagna, basta. Le femmine non piace quando fai la lagna, non piace quando dici: che vita di merda che c'ho, tu salveresti tutta la mia vita se tu ti mettessi con me, oh. E poi la cosa sbagliata finale: ehi, un poema per dire quanto la tua vita faccia cagare. Non lo leggo neanche, fa schifo, non si fanno ste robe. No, non attiri una femmina dicendole che hai una vita di merda, no, la impietosisci. Ma ora è giusto anche che voi vediate una mia chat con la tipa che mi interessa, ok? È giusto che voi vediate la mia chat con la tipa che mi interessa. Fai il difficile, eh? E io
sono difficilmente impressionabile. Chiaramente io, essendo impegnato, rispondo alle persone abbastanza dopo che loro mi scrivono. Tipo, io sto su WhatsApp in orari ben definiti e ben precisi, quindi perché ho tante cose da fare, tra video, editing, stare in live, cioè ho un sacco di cose da fare, di conseguenza non ho tanto tempo per rispondere. E quindi le rispondo anche dopo, non è che le rispondo subito appena mi scrive, sto lì aspettando il suo messaggio non vedendo l'ora. E lei fa: dovrò inventarmi qualcosa allora. Io non le ho risposto, perché? Perché non ci aveva senso rispondere altro. Cosa rispondevo? Ok? No, non aveva senso. Io mi faccio sempre questa domanda: ha senso rispondere? No, perfetto, allora finita lì la conversazione. Guardate anche le date con cui ci scriviamo. Guardate, non le scrivo 70 volte al giorno, le scrivo una volta ogni settimana / settimana e mezza circa, quando ho possibilità. Quando ho possibilità le scrivo. Perché? Perché sono impegnato, ho cose da fare, una vita piena di cose da fare, una vita felice, una vita attiva. Esco con i miei amici, esco con altre mie amiche, eccetera. Non è che esco solo con lei e dalla mattina alla sera mi concentro solo su di lei. E quando ho voglia di vederle, le scrivo: ciao, ci vediamo una sera di questa settimana, quando sei disponibile? Le faccio la domanda: quando è disponibile? Lei mi fa l'audio e mi fa: non mi ricordo cosa mi ha detto in quell'audio. Gli faccio: perfetto, fammi sapere il giorno. Fine. Non è che dopo gli ho scritto: ehi, allora, hai deciso il giorno? No, gli ho detto: fammi sapere il giorno, se le interesserà me lo farà sapere, se non le interesserà non mi scriverà mai più e io capirò che non le interessa. E lei me lo dice: allora te lo dico con molto preavviso, se vuoi domenica sera sono libera, questa settimana pacco perché ho interrogazioni, vi dico, quindi la vedo difficile, e io faccio: domani sera dalle 21:30 si tenga occupata allora. Fine. Vedete emoji? Vedete cuori? No, questo è perfetto, easy.